Buon pomeriggio a tutti voi amici delle Fonti TV, siamo pronti per iniziare il live con il nostro main event dedicato alla settimana monotematica di Le Fonti TV, la nostra Finance TV Week, quindi ben trovati. Naturalmente tutte queste settimane, io lo ripeto ogni volta nella quale ci troviamo proprio a far scattare questi approfondimenti, servono proprio per fare il punto della situazione sotto vari aspetti dopo il periodo di lockdown e dopo il periodo di emergenza coronavirus, anche perché tutte le riflessioni, lo diciamo anche durante le nostre dirette, sono ancora in corso, anche se la ripartenza è già stata avviata, ma chiaramente gli effetti di quello che abbiamo vissuto con il coronavirus sono ancora da quantificare e spesso non si riesce nemmeno a quantificare il danno, mettiamolo tra virgolette, anche se di danno si parla. Che ha fatto il Covid-19. E allora sul nostro sito lefonti.tv potete seguire anche l'andamento di tutto quello che io vi dirò in questo pomeriggio, in questo nostro evento portante. Se andate nella sezione Event TV Weeks, vedrete insomma quella di questa settimana, oltre alle altre che abbiamo già organizzato. Vediamo da dove partiremo nel pomeriggio. Una nuova finanza in un mondo diverso, quindi lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. Questo è il punto di partenza, perché di partenza si parla, di ripartenza si parla, gestire la ripartenza, il mercato degli NPE nel contesto post-Covid, quindi impatti dell'emergenza Covid-19 su tutto quello che è il mercato NPE, ma come detto poco fa, difficilmente ancora da quantificare. Sicuramente saranno rilevanti, però questa è un'altra parola chiave che ascolteremo, che sentiremo spesso in questo pomeriggio. Nel breve medio periodo si assisterà a quello che viene definito già un deterioramento generale della qualità del credito e conseguente incremento proprio degli NPE. Allora, io saluto subito il primo ospite che partirà da questo tema con me, che verrà poi declinato e ve lo racconterò strada facendo nelle varie tavole rotonde che abbiamo organizzato per questo pomeriggio. Naturalmente vale sempre la stessa regola, come nel nostro normale flusso di diretta. Se volete scriverci, avete tutti i nostri riferimenti, il numero di WhatsApp, le nostre piattaforme di Facebook, YouTube, e potete seguirci sul sito lefonti.tv, perché sapete molto bene che questi sono tutti temi che poi vanno a incastrarsi sui mercati, sulla finanza, sull'economia, insomma, che discutiamo tutti i giorni. E allora, benvenuto a Gabriele Guggiola, Associate Partner, scusate, Deals Financial Services, PVC. Bentornato, grazie di essere con noi per questo pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, Gabriele, io ho cercato di fare naturalmente un'introduzione un po' più generale con lei, entriamo un po' più nel dettaglio di quello che è l'argomento portante, perché mi baso subito sulle vostre rilevazioni, che sono state pubblicate anche in un recente report, ma lascio a lei poi raccontarcelo. Mi piacerebbe capire subito, andiamo nel merito, quali sono stati gli impatti dell'emergenza Covid-19 sul mercato degli NPE. Certo, un po' la domanda che tutti ci facciamo. Ma fatemi fare mezzo passo indietro, però, diciamo dove eravamo prima del Covid, no? Sì. Dove eravamo? Eravamo sostanzialmente, poi lo vedremo meglio anche nel seguito, in una situazione in cui diciamo, il mercato bancario stava andando a fare un forte deleverage, quindi si era ripulito molto degli NPE. Il tema sofferenza era sostanzialmente indirizzato. Ci si stava cominciando a focalizzare sugli UTP, che sono, lo ricordo anche per i telespettatori, quei crediti, diciamo, che potrebbero tornare in bonis se opportunamente sostenuti. Ci si stava cominciando, diciamo, a focalizzare sugli UTP proprio perché anche in un contesto economico che sembrava quantomeno stabile, cioè si voleva un pochino andare a sostenere l'economia. Poi è arrivato il Covid e lì purtroppo lo diciamo un po' anche nel report, se c'è qualcosa di certo è forse proprio l'incertezza su quello che succederà, infatti è molto difficile fare previsioni. Adesso nelle ultime settimane cominciano ad essercene qualcuna, diciamo nelle prime settimane di crisi erano tutte molto, molto aleatorie. Cosa succederà oggi? Boh, allora, sicuramente alcune certezze però ci sono. Allora, sicuramente c'è un tema di capire sulle sofferenze, ovviamente ci sarà banalmente per diciamo, la chiusura dei tribunali un ritardo nei recuperi, un impatto nei recuperi che si spera sia poi meno, diciamo, il meno significativo possibile. Però io vorrei concentrarmi di nuovo, e lo ritengo proprio importante, poi sul tema UTP. Sicuramente ci Sì. sarà invece una forte focalizzazione sugli UTP, sia sugli stock attuali, sia su quelli che saranno i nuovi flussi, perché purtroppo ci saranno comunque nuovi flussi di crediti deteriorati che andranno anche supportati. Sicuramente quello che era il mercato degli NPL,
che si è andato costituendo negli ultimi anni, no? Perché ricordo che in Italia era ovviamente molto meno sviluppato, poi con la crisi c'è stato l'interesse degli investitori, c'è stato il rafforzamento dei service, sono nati player specializzati, quindi oggi fortunatamente il mercato è anche più robusto. Sicuramente questo mercato che andava a attrezzarsi per gestire lo stock, no? Perché poi anche gli NPL che erano usciti dai bilanci bancari comunque erano ancora in fase di lavorazione. Quindi questo mercato degli NPL che si attrezzava per gestire lo stock, oggi in realtà si deve attrezzare anche per gestire una situazione futura in evoluzione, no? Sì. E devo dire, fortunatamente che si è creato, perché tra l'altro è anche uno degli obiettivi del regolatore, no? Se vediamo un po' tutto l'iter normativo degli ultimi anni, l'obiettivo era quello di creare un mercato efficiente per eventuali crisi future. Ovviamente nessuno si aspettava una Covid crisis, però si diceva, c'era già questa idea che comunque bisogna essere pronti anche eventuali downturn economici. Il mercato oggi è più pronto di ieri. Così come lo diciamo anche nel report, fortunatamente le banche sono più resilienti di ieri, no? Cioè arrivano a questa crisi più robuste, con un processo già di rafforzamento patrimoniale più forte. Ecco, Gabriele, sì, molto già interessante questa premessa, perché poi, riassumendo per poi passare alla seconda domanda, c'è tutto il tema di una crisi che difficilmente potevamo prevedere, questo è chiaro, una crisi che porterà più aziende, più persone a trovarsi in difficoltà, chiaramente, no? E forse questo non è quantificabile nel vero senso della parola, però a largo raggio, insomma, mi pare di aver capito dalle tue parole che si può già, insomma, comprendere che entità avrà. Quindi giustamente adesso ci concentriamo anche su tutto il mercato degli UTP, perché parliamo di crediti che difficilmente verranno poi ovviamente rimborsati, no? A causa della situazione difficile del mercato e della situazione difficile macroeconomica. Ecco, solo una cosa, l'ha già detto lei, insomma, però questo report Ready to Face the Crisis, no? Ecco, è possibile però dire che si è pronti ad affrontare, a fronteggiare, cioè a trovarsi di fronte in modo preparato a questa crisi che ci ha investito proprio perché non potevamo prevederla? Si è pronti molto più di ieri, sicuramente rimane da fare qualcosa, rimane da fare qualcosa un po' da parte di tutti, da parte delle banche, perché ovviamente, e apro una parentesi, lei ha detto gli UTP sono quei crediti che difficilmente verranno rimborsati, voglio essere positiva, in realtà gli UTP sono quei crediti che se aiutati in grande parte potrebbero anche tornare in bonus, e questo è vero anche soprattutto in questa crisi. Ah sì, no? Gabriele, certo, diciamo che saranno le banche a dover capire, esatto, quali sono gli elementi più di difficoltà che, esatto, vanno a incidere poi sugli eventuali aiuti, assolutamente, esatto, assolutamente. Esatto, certo. No, voglio dare una chiave positiva. Una chiave positiva. Sì. No, allora, sicuramente tutte avranno da fare, le banche in primis, perché dovranno capire, prepararsi a gestire questi nuovi flussi, prepararsi a gestire situazioni che non si sono mai verificate in passato, no? Perché in passato le economie erano completamente diverse. Oggi avremo tante aziende in cui bisognerà distinguere se potranno tornare in bonus oppure no, se il settore si riprenderà oppure no, in che tempistica. Quindi è sicuramente una situazione molto più complessa del passato, anche perché non ci sono dati e ci sono poche informazioni, no? Perché non è comparabile. Sì. Quindi le banche sicuramente dovranno prepararsi a questo. Non solo, anche gli operatori specializzati, perché ci sarà anche un tema di capacity, di stock, quindi le banche potranno decidere in parte di outsourcare, in parte di dare in gestione, di cedere, no? questi UTP, quindi sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare per quelli che sono i player specializzati, no? Che in parte già sono attrezzati di nuovo, però dovranno capire dove stiamo andando, quale sarà l'entità del fenomeno e essere pronto ad affrontare. Assolutamente sì, ecco, proprio a proposito di dare le informazioni necessarie, perché in questo momento è fondamentale, anche riuscendo a essere meno tecnici, e mi fa piacere di aver notato, Gabriele, subito la sua precisazione, anche in chiave positiva, ottimistica, che è, insomma, un po' il mood di partenza che dobbiamo avere, altrimenti è inutile anche parlarne, no? Penso io, è una mia considerazione personale, però partiamo proprio da quella che è, credo, una distinzione necessaria in tutto questo discorso, visto che siamo appena partiti, NPL e UTP. Quanto valgono oggi i due mercati e fondamentalmente in che cosa si differenziano, come possiamo classificarli? Ah, diamo proprio due numeri e due spiegazioni anche per i telespettatori. Ah, le sofferenze sono quei crediti per cui si ritiene che l'unica strategia possibile sia quella di sfruttare il collateral. Gli UTP invece sono quei crediti in situazioni di difficoltà temporanea, no? Che quindi potrebbero ovviamente andare in difficoltà definitiva oppure potrebbero tornare in bonus se adeguatamente supportati.
Okay? Ok. Nell'apice della crisi parlavamo di circa 200 miliardi nel 2015, no? Quindi 200 miliardi di sofferenze e circa 130 di UTP. Nell'ultimo anno, quindi pre-Covid, siamo arrivati a circa 70 miliardi di sofferenze e circa 60 di UTP. Considerate che però gli UTP, adesso qui una cosa un po' tecnica, sono svalutati un po' di meno, quindi nei bilanci delle banche oggi pesano di più. Okay? Okay. E poi ovviamente l'UTP è molto è bipolare, no? Cioè o lo recupero quasi tutto oppure la sofferenza recupero poco, no? Quindi c'è tanto valore aggiunto lì, no? Quindi eravamo attorno, diciamo, ai 130-135 miliardi di complessivamente tra UTP e sofferenze. Ovviamente adesso è difficile dire quali saranno i nuovi flussi, girano diversi numeri. Noi nel nostro report abbiamo ipotizzato a partire da 60 miliardi, però senza escludere quelli che in realtà usciranno, no? E senza considerare le misure di sostegno all'economia, perché non sappiamo ancora quantificare quanto saranno efficaci, purtroppo non ci sono i tempi. Sì. Quindi parliamo di valori rilevanti che bisognerà essere in grado di gestire, no? E ovviamente poi il successo dipenderà da due fattori: uno, quanto si riprenderà l'economia, quindi quanto saranno efficaci le misure che governo e l'Unione Europea stanno mettendo in campo, e quanto poi in realtà i vari attori, come dicevamo prima, banche, player specialistici, investitori stessi, no, che potranno decidere di investire nel nostro paese, poi saranno in grado poi insieme di sostenere il tessuto economico. Forse serve quasi una soluzione, non dico di sistema, ma quasi, nel senso tutti gli attori avranno un ruolo, no? Gli investitori, i player specialistici, le banche, sì. Magari dalle fondazioni agli enti locali, cioè ci potranno essere, sicuramente ci sarà un ruolo un pochino di tutti in una visione di sistema. Tra l'altro è anche di questi giorni la notizia, si sta cominciando a parlare a livello di, diciamo, di autorità europee, di asset management company, quindi anche di diciamo di supporto di strutture pubbliche, supporto per la gestione di questi crediti, ovvio ci sono tante possibili soluzioni, è importante studiarle tutte, perché comunque sì, è importante sostenere l'economia, cioè poi questo è il. Ecco, infatti sorge spontanea quella che, insomma, mi piacerebbe fosse l'ultima domanda, ma che riassumesse anche quello che è stato detto fino adesso, Gabriele. Mi riaggancio ancora alla sua considerazione di prima, quella in chiave ottimistica, no? Parlando degli UTP, quindi non considerarli, come dire, possibili insolvenze, quelle che derivano da lì, ma possibili casi di aiuti che poi possono, insomma, farcela nel contesto della ripartenza. In questo caso, in questo contesto, come le banche possono intervenire in modo efficace per aiutare le imprese in sofferenza? Ma le banche dovranno e stanno attrezzandosi per intervenire il più in fretta possibile. Allora, ovviamente in questo momento qui, diciamo, il focus è sull'erogazione di queste nuove misure di sostegno alle imprese, spesso garantite da garanzie statali, no? Quindi adesso in questo momento le banche stanno sostanzialmente facendo quell'opera di erogazione, di cinghia di trasmissione verso l'economia reale della liquidità. Nei prossimi mesi dovranno attrezzarsi, stanno cominciando a ragionarsi per individuare il più in fretta possibile qualunque segnale di difficoltà e per capire quali saranno le possibili imprese che andranno in difficoltà ma che potranno tornare, diciamo, in bonus e mettere in campo quelle misure, le misure più adeguate per sostenere la clientela, che è una cosa che, attenzione, stavano già facendo in passato, perché già in passato era molto più alta elevata l'attenzione alla qualità del credito, sì, l'attenzione all'intercettare i primi segnali di difficoltà in modo da intervenire tempestivamente. Questo sarà ancora più importante adesso, ovviamente più difficile, ripeto, perché siamo in un contesto completamente nuovo in cui è difficile valutare il merito creditizio della controparte, capire come evolverà la situazione economica e via discorrendo. D'accordo, assolutamente, bisognerà aggiungere, diciamo così, ancora dei tasselli mancanti a tutto quanto, però l'importante è farsi trovare pronti per tornare al nome del report da cui siamo partiti, no? Ready to face the crisis, quindi speriamo che almeno le basi si riescano a posizionare. Io ringrazio e saluto Gabriele Guggiola, Associate Partner di Deals Financial Services PVC, grazie per questa prima introduzione e per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio e buon proseguimento. Grazie. Allora, pubblicità, poi torniamo con altri due relatori, naturalmente restiamo ancora sui crediti deteriorati, ma cerchiamo di parlarne inserendoli ancora di più nel contesto post-Covid, quindi con tutti i dati macroeconomici e fattori macroeconomici che ci arrivano tra poco.